Marco Zuccherini, giocatore del Real Teate, nonché segretario e dirigente della formazione teatina. Partiamo con il Mondo Over 40, dove è arrivata questa vittoria. Primo trofeo da piazzare in bacheca per quanto riguarda, o meglio, il Mondo Wisp per la Real Teate. È stato un traguardo importante. Quanta soddisfazione c'è dietro questa conquista? Sì, finalmente siamo riusciti a portare a casa questo trofeo con entusiasmo e per noi è stata una grossa gioia anche per il gruppo, diciamo, storico che veniva dalla Dinamo Kiev e i senior della Real Teate negli scorsi anni. È stato un anno in cui noi siamo partiti consapevoli di fare bene. All'inizio è stato un po', diciamo, titubante, la squadra con i nuovi innesti non ancora ingranava, diciamo, bene. Dopodiché siamo riusciti a inanellare diversi risultati consecutivi e fino all'ultima giornata siamo riusciti a lottare per la qualifica dei primi posti, per i primi quattro posti. Dopodiché ci siamo trovati diciamo, nella competizione della Coppa, che comunque è un trofeo importante, e con entusiasmo si erano riusciti a portare a casa questa vittoria con questo fantastico gruppo che è riuscito a compattarsi ancora di più e diciamo, abbiamo affrontato le ultime partite con determinazione e grinta, cercando, insomma, di portare a casa questo titolo, e finalmente siamo riusciti. Determinazione e grinta per un gruppo che di fatto rappresentano ingredienti fondamentali nel raggiungimento di un obiettivo comunque importante, lo dimostra il fatto che, come ci siamo detti qualche giorno fa, l'unità della vostra formazione, addirittura avevate le persone in tribuna che sono venute a vedervi per la finale, a livello numerico anche alla fine di una corsa, specialmente in ambito amatoriale, la differenza si fa anche in questo modo. Sì, sicuramente. Questo, ripeto, è stato un fantastico gruppo anche per questo. Durante l'anno siamo riusciti ad amalgamarci tutti quanti e sicuramente è doveroso ringraziare Mister Desiderio, che è riuscito a formare questo, a plasmare, diciamo, i caratteri e la voglia di giocare di tutti quanti, e non solo ha avuto il merito dell'impronta tattica, diciamo, della gestione delle partite, ma anche di aver caricato questi ragazzi e di aver dato a ognuno di loro la possibilità di poter dare il loro contributo fino alla fine. Abbiamo parlato del mister Desiderio, che è stato appunto caratterizzato come uno dei principali artefici di questo successo importante in realtà del Mondo Over 40. C'è però qualche piccolo rammarico per non essere entrati tra le prime quattro, oppure, visto l'andamento della stagione, la Coppa è già un grande traguardo? No, sicuramente noi eravamo partiti con l'intento di raggiungere i primi posti. Poi è chiaro che durante l'arco del campionato i calcoli non ridanno mai, e quindi ci sono state alcune partite finali che, un po' per alcuni episodi arbitrali, un po' per nostra colpa, non siamo riusciti fino all'ultima giornata abbiamo lottato per il quarto posto. Poi, consapevoli che comunque la Coppa era un trofeo importante, che per noi era, cioè, con entusiasmo volevamo portare a casa comunque questo trofeo. Quindi, consapevoli di questo, per noi è stato, diciamo, una grossa felicità. Maglia celebrativa che tra l'altro rappresenta, è sinonimo di grande organizzazione societaria, la maglietta nera con la coppa disegnata in verde che ricalca fedelmente i colori teatini appunto del Real Teate. Il Real Teate però quest'anno ha giocato anche nel mondo senior, tu sei un dirigente di questa formazione. Mister De Ingenis ha dato la giusta scossa al gruppo del Real Teate, non è arrivata la promozione tramite i playoff, si può però dire che tutto sommato il bilancio può essere positivo. Sicuramente, sicuramente, perché Mister De Ingenis nel suo primo anno è stato straordinario, ha plasmato un gruppo di ragazzi che lui ha voluto e fino all'ultimo abbiamo visto che il gruppo era compatto e fino alle ultime giornate si lottava per la conquista dei primi tre posti. Poi anche lì è stata un'annata eccezionale, il Titi Taka ha vinto tutte le partite. Sicuramente, se era l'anno scorso, può darsi che noi diciamo, c'era la possibilità di avere la promozione diretta. Quest'anno, visto questo caso eccezionale, ci siamo ritrovati ennesimamente nei playoff
Questi playoff per noi sono vita dura e anche quest'anno purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Però comunque è doveroso ringraziare Mister De Ingenis perché ha fatto un ottimo lavoro sia a livello gestionale e sia per il gruppo dei ragazzi. Si riparte da lui oppure l'estate è sempre serie di trattative? Vedremo, vedremo, noi saremo contenti se lui accetterà di nuovo l'incarico. È chiaro che adesso pensiamo da un lato a festeggiare, dall'altro magari a programmare anche con più cura il campionato senior.